Terza giornata, 7 Cup, Orange Team contro New Team. La partita del secolo, si può dire. È iniziata da qualche minuto, però non abbiamo visto anche un gol. Punteggio quant'è? Non lo sappiamo, vabbè. 0-0, vabbè, 0-0 allora. Mi sono confuso. Però diciamo che la New Team sta giocando senza portiere, quanto il loro numero uno, Daniele Variale, non si sa il perché li ha appesi, non risponde al telefonino e i ragazzi si stanno arrangiando. Io non, assolutamente non condivido questi comportamenti irresponsabili di giocatori che non avvisano il capitano, non avvisano l'organizzazione, qualcuno che non si presentano sul campo mettendoli in difficoltà, che hanno fatto salti mortali. Guardate Luca Gasparro che gioca a porta, Fabrizio Anastasio che deve sostituire Luca che gioca in difesa. Non ci si comporta così. Questa è la partita, non capisco che sta succedendo, perché il pallone ci mette 3 anni per arrivare qui. Quindi Daniele, se ci stai ascoltando, impara a comportarti da signore, non aspettare sempre che ti chiamano loro, perché già sai che c'è un sito dove c'è scritto tutto, sapevi che dovevi giocare oggi alle 11. Un sms, un misero 12 centesimi di costo sms al tuo capitano lo potevi, diciamo, fare. Vediamo Fabrizio Anastasio che si apre verso il bomber, scivola, un tasso di abilità al 70%, oggi si può dire che stiamo giocando quasi sul bagnato. Nicola, capitano degli Orange, si apre verso Perrotta che vede il suo attaccante dai capelli lunghi. Laterale. Che c'è? Allora, oggi, lo ricorda, ce l'ho qua in tasca. Gol! Mentre i giocatori parlano, l'arbitro giustamente assegna il gol. Questa è un'altra lezione del calcio. Bisogna giocare e mai parlare. Protestare completamente inutili. Complimenti Orange, 1-0. L'attaccante dai capelli lunghi segna. 1-0 Orange contro New Team. Rimessa laterale per gli Orange. Sto tiro cross direttamente sul portiere, forse non corretto. Grande giocata di Fabrizio Anastasio. Si apre mai, grande recupero il numero 16 degli Orange. Si batte a volo, grande tiro, ma il capitano chiude lo specchio della porta. Rimessa laterale per la New Team. Arbitro Volpe, il numero uno attualmente sulla piazza tra gli arbitri di Napoli, anzi della Campania. Contropiede di Perrotta. Dov'è Pozzillo? Non lo vedo. Ah, Pozzillo è fuori. Lo salutiamo con affetto. Un po' sfortunato, ogni volta che riprendiamo questi 4 minuti di telecronaca non c'è mai in campo lui. Però compensa anche che vince spesso il migliore in campo, dai. Laterale per la New Team, Giosafatto Junior, si apre verso Luca Liccardo, ma il passaggio non è preciso e giustamente richiama un po' i suoi compagni. Vabbè, abbiamo ripreso anche un bellissimo gol, gli Orange sono attualmente in vantaggio. Posso anche chiudere il collegamento. Un saluto a tutti i ragazzi della Serie K, un saluto a Max, ciao ragazzi.